Assessore, opportunità è il termine più adatto per spiegare questa iniziativa. Sì, credo sia una grande opportunità che si è presentata e abbiamo ritenuto opportuno cogliere, soprattutto perché ci dà davvero un bel abbrivio per collocare ancor più in maniera forte, insomma, la nostra città sui mercati internazionali. Le statistiche dei primi 5 mesi dell'anno ci registrano un quadro importantissimo, un quadro molto significativo. Abbiamo incrementi davvero rilevanti sia per quanto riguarda gli arrivi che le presenze e gran parte di questo incremento si concentra proprio sui turisti stranieri, il che significa che davvero Salerno è una realtà turistica ormai consolidata. È chiaro che dobbiamo continuare su questa scia, dobbiamo incrementare i flussi di turisti stranieri, soprattutto per avere le strutture piene 365 giorni l'anno. Abbiamo raccolto anche qualche dato, ci dicono alcuni studiosi che il turismo straniero in provincia vale circa 370 milioni, in città 40 milioni, quindi significa che è un indotto importante, un indotto significativo che è andato di pari passo con l'incremento anche della nostra capacità ricettiva. Credo che nel giro di 7-8 anni l'incremento soprattutto nel settore extraalberghiero sia stato di circa 7 volte, quindi abbiamo avuto un più 700% delle strutture extraalberghiere. Significa che ci sono fonti di reddito alternative per i nostri concittadini, significa creare posti di lavoro. Il nostro obiettivo è sempre questo, cioè fare del turismo davvero una leva di sviluppo importante per la nostra città e che riesca a dare uno sbocco occupazionale soprattutto ai nostri ragazzi e soprattutto a quelli più qualificati, cioè quelli che parlano le lingue, quelli che riescono a avere dimestichezza con le nuove tecnologie. Quindi crediamo di essere sulla buona strada. Ovviamente l'evento di oggi rappresenta non solo una sorta di testimonianza di questo, ma anche una sfida e un impegno per il futuro, cioè la realtà turistica c'è, la città turistica è ormai consolidata, è una realtà, ma ciò significa che dobbiamo continuare di questo passo e soprattutto chiedere un ulteriore sforzo anche ai privati, soprattutto in termini di nuovi investimenti, in termini di ricettività alberghiera. Stiamo lavorando per questo, dal sindaco all'ultimo esponente dell'amministrazione. Credo che davvero siamo sulla buona strada, le premesse ci sono tutte. Numeri incoraggianti per il turismo straniero, mancano comunque gli alberghi e quando si costruiscono più o meno case residenziali, insomma, su questo fronte cosa si può fare? Sul fronte a cui lei faceva riferimento siamo attivi per un'ipotesi di rivisitazione del PUC che prevederà anche sulla scorta delle iniziative promosse dalla Regione Campania dal Presidente De Luca in ordine ai finanziamenti per il rifacimento del waterfront salernitano, la possibilità di spazi insediativi autorevoli ed importanti. Quindi invece sulla riqualificazione, per esempio zone importantissime come quelle a sud di Salerno, tutto il waterfront. Mi riferivo proprio a quelle. Guarda, sai che il nostro waterfront parte dalla già riqualificata spiaggia di Santa Teresa, Renire di Santa Teresa, e arriverà fino alle foci del Picentino. Sono in corso di progettazione le opere che sono da candidare ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Campania, Comunità Europea, e quindi secondo quel programma che ha dettato i nostri passi dall'inizio della consigliatura. È un nuovo inizio per la città di Salerno che gli conferma da un lato la sua capacità di qualificazione già consolidata e si proietta e si prospetta per un futuro in una nuova zona di grandissimo valore ambientale.